Basta mangiare sangue umano, io diventerò vegano. E lo farò in modo intelligente, dopo spiego. Il mio basta mangiare sangue umano è la cosa chiave per capire perché io, Paolo Barnard, ho preso questa decisione. Una nota? Mai ci avrei pensato perché sono occupato in 30.000 battaglie che la metà basta. Se Nicolas Micheletti, del Partito Democrazia Verde, a cui non appartengo, ma se Nicolas Micheletti non mi ci avesse fatto pensare. La seconda nota, non divento vegano per la salute, un cancro non me lo evito così, viviamo sepolti da massi di veleni, lasciamo perdere la salute. Divento vegano perché non posso più mangiare sangue umano. Io sono Paolo Barnard, 32 anni a testimoniare nel mondo guerre, atrocità, il mostro neoliberista, 100 inchieste, migliaia di articoli, 6 libri. E poi io in trattoria ordino sangue umano. Stragi, assassini, sofferenze di milioni di poveri senza voci e distruzione dell'ambiente. Tutto in un filetto alla griglia. Eh no. Non esistono più dubbi sul fatto che gli allevamenti animali intensivi del mostro mondiale chiamato agribusiness sono la causa di milioni di morti di fame nel mondo, di omicidi degli attivisti che li difendono solo nelle cronache, leggete i giornali stranieri, in Italia non ne parla nessuno, di inquinamenti inimmaginabili da CO2 e da letame in quantità mostruose che sterilizzano pezzi d'oceano in intere regioni grandi come il Belgio ogni anno, un potere di devastazione umana e ambientale 10 volte quello di tutte le auto, aerei, moto, fabbriche, riscaldamenti messi assieme. Non ci sono più dubbi che in una bistecca o in un petto di pollo ci sia tutto questo. Divento vegano in modo intelligente, apro una parentesi velocissima, non è affatto necessario il fanatismo di non voler vedere più neppure la foto di una molecola di carne. No, attenzione, non è questo il modo di diventare vegani in maniera intelligente. Ciò che l'Occidente deve fare è far crollare del 99% il mostro dell'agribusiness. Tradotto vuol dire che Paolo mangerà un uovo biologico ogni 2 mesi, un pesce ogni 2 mesi, un pezzo di parmigiano ogni 2 mesi, pollo, carne biologici una volta ogni 2 mesi, il resto vegano. Allora, sentite, io non vi sciorino i dati del 68%, del 32% o il grafico della ONU sulla timeline dell'azoto e altre robe del genere che trovate in rete, perché io i dati li ho visti con i miei occhi, questi due, nei miei 20 anni a girare Africa, America Latina, Asia. E l'unica cosa che cito qui, e ridico qui, a ciò che pochi di voi lessero nel mio articolo mai più chicchi di mais. Ero in Africa quando mi portarono a vedere i mega silos del mostro mondiale agribusiness chiamato Cargill, quello che ha fatto anche le stragi in Iraq. Lungo la strada sterrata dove passavano file di tir immensi carichi di mais, quella figura di vecchia donna morente, forse 35 kg se li aveva, piegati in due, che impastate di polvere d'argilla raccoglieva i chicchi di mais che cadevano dai tir uno a uno e li metteva nel pugno di una mano scheletro per mangiare. Io ero lì, a 2 metri da lei, con questi due occhi. Il 98% di quel mais coltivato dai contadini messi probabilmente poco meglio di quella donna andava alla Cargill per fare mangimi per le nostre vacche, del nostro latte, dei nostri filetti, fiorentine, i nostri formaggi, i nostri polli, i nostri maiali, andava ai polli degli apocalittici allevamenti di arena dove c'è più antibiotico che aria, ai milioni di maiali del prosciuttino, del panino, del bambino, qui da noi. E lei crepava, raccattando chicchi di mais, e milioni oggi crepano allo stesso modo per il prosciuttino del bambino, per la fiorentina a cena con gli amiconi, per la carbonara. Il suo sangue è quello di milioni come lei, quello degli attivisti ammazzati dal mega agribusiness, è nell'osso buco che io ho mangiato ieri sera, è nel crème caramel con cui ho finito la cena. Basta mangiare sangue umano, basta, non abbiamo scuse, lo sappiamo da 100 anni cosa significa privare i poveri del mondo di quello che coltivano, del loro cibo per i nostri bisogni, l'ho detto, l'ho scritto, Winston Churchill fu responsabile, assieme all'impero britannico, di almeno 29 milioni di morti di fame in India, perché quasi il 100% di ciò che gli indiani coltivavano veniva esportato per i bisogni dell'Europa. 29 milioni sono 20 milioni in più di Hitler. Non è una novità, lo sappiamo da
frattempo, oggi non è più l'impero di Sua Maestà, oggi è il mostro dell'agribusiness che fa precisamente la stessa cosa e noi gli compriamo sangue umano. Lo so che anche questa maglietta di cotone intrisa di ingiustizie, di sangue umano, il mio iPhone è colpevole di inquinamento, ma niente inquina e ammazza oggi nel mondo come il nostro cibo, soprattutto la carne e i derivati dei mega allevamenti animali. Fidatevi, l'ho visto con i miei occhi, ora basta, non mangerò più il sangue della donna, dei chicchi di mais, diventerò vegano e lo diventerò in modo intelligente.